Ragazzi, benvenuti o bentornati. Io sono Raul, lei è Eris e siamo di nuovo su Bloodborne. Ok, l'altra volta ci siamo addentrati un pochino di più dentro i boschi proibiti e oggi mi piacerebbe andare a prendere i boss che si chiamano Ombre di Yharnam, che sono un allegro gruppetto di tre pezzi di merda, ognuno con un'abilità specifica. Queste abilità specifiche ti vengono sparate addosso in contemporanea, senza pietà. Uno di quei tre farabutti ha anche abilità arcane e riesce ad evocare un serpente gigante. Dei serpenti giganti. Poi c'è anche un losco figuro che anche lui evoca un serpente gigante, ma quello lo vedremo in seguito. Sapete che non so come si chiamano questi nemici qua. Io li chiamo palle di serpenti, ma hanno un nome specifico che io ignoro. Però devo andare a vedere come si chiama. La super padella. Aio. I serpenti appallottati. Allora. No, qui non ce ne frega niente. Ma io sono un povero cretino. Devo prendere un altro ascensore. Che non mi ricordo nella maniera più assoluta dov'è. Scusate. Ok. Però noi in realtà non abbiamo visitato tutti i boschi proibiti, ci manca una parte. Questa è la parte finale e ci manca un pezzo, dai. Sarebbe corretto andare via. Cioè, io parlo come se fosse scontato che batterò così molto facilmente
le ombre di Yharnam, ma in realtà col cazzo. Allora, fermi un po' perché non mi ricordo come si andava. Lei stia lì, non rompa le scatole. Allora, luce tanto per cominciare. No. Io la gioia di colpire qualcuno con questo cannone non ce l'avrò mai. Va bene, questo era potenzialmente il più pericoloso, quindi diciamo che già mi sento un po' più al sicuro. Ok. Aio, 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 aio. Mancato. Mancato. Oh merda. Posso darsi. Però prima di andare a levare dalle palle sto stronzo. Non l'ho preso i proiettili. Molotov, perfetto. No, si è compenetrato. Baffa l'uovo. Poi, appresso. Loro non l'azionano, no? Oddio.
detto. Aio! Abbiamo preso un po' larga sta via, ma insomma. Allora, da qui non si passava, mi sa. No. I cani sono tutti liberi. Signorini, calmi. No, 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 no. Calma. Ritirata tatticissima. Qui si rimane incastrati. Venite qua, fa furbi. Oh, sono venuti a fa furbi. La Madonna. Dici, viene a fa furbi e loro sono venuti. Allora, da questa parte c'è il resto della mappa da vedere. Qui c'è un figlio di puttana. Eccolo laggiù. Ma possiamo tranquillamente evitarlo. Ovviamente ha droppato. E dai. Magari un'altra volta. Merda, pensavo che venivi qua, no che mi tiravi. E la Madonna, ragazzi. Sì. Porca Eva. Io non le volevo sprecare con voi, sono sincero. Posso due sole. Ditemi se è normale che io devo sprecare.
Allora, c'hanno un lancio di quelli veramente insulsi. Ma quest'altro dove era cascato di bello. Mi sa in un punto non proprio raggiungibile, vero? Non credo che sia raggiungibile. Vabbè. Mi sa che questa qua sotto era una Molotov. Fammi un po' vedere. Sì. E invece sì che era raggiungibile, visto? Con quali mani lunghe? Ok. E così abbiamo visto anche quella piccola parte che ci eravamo persi. Laggiù c'è un drop che non abbiamo preso. Come ci si arriva? Ah, sì. Noi è lassù che dobbiamo andare. Già. Ora se mi ricordo come ci si arriva. Ho i miei grossi dubbi che io mi ricordi come si arrivava lassù. Scusi tanto, ma non abbiamo tempo da perdere noi. Eccoci qua. Bene. Credo che saremo obbligati a una fight. Vediamo. Allora, vedete lui. In una pozza di sangue circondata da cadaveri, sta mangiando un cadavere. D'accordo? Queste sono le premesse. Vediamo. Accidenti, non spaventarmi così. In una notte come questa ti ho scambiato per un mostro. Oh, grazie al cielo tu sei normale. Hai eliminato tu quell'orrenda belva. Oh, quella creatura mi gelava il sangue nelle vene. Poi sei arrivata tu. Beh, se sei una cacciatrice, allora.
Conosci per caso qualche rifugio sicuro? Ah, ok. A parte che lui è Tenzing. E ti manderò qui, caro mio. Bene, ci andrò. Grazie. È ora di darsi una mossa. Non posso restarmene sempre da solo. Oh, tu mi hai dato speranza. Sei stata davvero gentile. Prendi questo. Non ho altro con cui ringraziarti. Grazie. Allora, questo signorino che ha coperto di sangue da testa a piedi altro non è che una belva oscura. Ora, se noi lo attaccassimo, lui si trasformerebbe all'istante in una belva gigantesca con attacchi elettrici e ci farebbe un culo come un cesto, molto probabilmente. Forse no, però non sarebbe facile da gestire. Io l'ho mandato alla clinica di Josefka perché non c'è più Josefka, o meglio, non c'è più la Josefka che abbiamo conosciuto noi all'inizio. Josefka a questo punto è un tantinello deviata e chiunque va da lei viene usato per degli esperimenti ambigui, e sarà la fine di questo signorino. Verrà usato per qualche esperimento strano e ci morirà. Se invece lo mandiamo da Odon, lui uno per uno si mangerà tutti i nostri NPC, a partire dalla vecchia. Se li mangerà tutti, uno per uno. Poi quando finiranno gli NPC si trasformerà e ci attaccherà a noi. Però prima ci farebbe fuori tutti gli NPC. Ok, non abbiamo rotto nessuna linea di gioco, bene. Non abbiamo interrotto la quest. Credo che le note dicano questa cosa. Non farti ingannare. Forte poi, ragazzi, è forte. Poi qui su questo tettuccio c'è poco spazio, sembra abbastanza ma non è abbastanza. Se lo volete affrontare qui, l'unica maniera è infilarsi qua dentro, che lui non ci passa, e tirargli tutto quello che ci avete. Molotov, coltelli avvelenati, coltelli normali, tutto quello che ci avete. Ok. Ora torniamo indietro e andiamo a cercare le nostre ombre di Yharnam. Ok. Ora come si torna giù? Da qui. Il platforming non è mai stato il mio forte. In Dark Souls e anche in Demon Souls ho fatto figure che dire barbine è dir poco. ...27.932. Facciamo un saltino a fare un livellino. Vade retro, Satana!
Non mi ricordo qua che c'era. Niente. Bene. Niente, io mi giro sempre qua. Ma è inutile. Oh. Io non volevo lui veramente. Volevo quest'altro. A lui non lo chiappa mai. Ti sei fatto male? Ok. Vediamo se riusciamo a fare qualche altro piccolo eco di sangue. Venga qui, signor mostro. No, tardi. Che fai? Vieni fino a qua? Davvero? Sei così intelligente? No, si è ammazzato sto scemo. Il bello dei boschi proibiti, che essendo una delle prime aree più toste, si fa presto a fare qualche decina di echi di sangue. Si fa molto presto. Sbaglio o ci manca gente qua? Ah, li avevo già fatti fuori prima, già. Non ero tornato indietro. Padella.
Ah, frammenti di sangue, bravo. Ok, qui sono già tutti morti. Sì, abbiamo fatto pulizia. Va bene. 42.000 echi, ok. Niente, volevo fare il gesto atletico, ma nada. Questo qua su, ah, ci manchi te. Ehi. Grazie. Bentornata. Che cosa desideri? Molto bene. Che gli echi. Lasciami avvicinare. 1, 2. Ok. Che ci facciamo di bello? Forza di abilità? Va bene. Addio, che tu possa trovare la. Vediamo se Bentornata, tante che cosa volte desideri? c'hai. I viaggiatori mi hanno detto No. degli. Ma tu. Io ti. Addio, che tu. Ok. Scusa se non ti ho dato spazio, ma. Bene. Mi sembra che questa l'avevo messa una volta con attacco fuoco. Potenza, attacco fisico, un punto di morte più 6.3. Aggiunge effetto avvelenamento lento. Del sangue povero. Questo oltre all'attacco fuoco dà ovviamente recupero continuo di PV. Ok. Questa non abbiamo niente di meglio. D'accordo. Per ora va bene così. Andiamo a vedere
se riusciamo a stregarla contro. Le ombre di Yharnam. Ah, sì. Un attacco bello di quest'arma è questo. Centonovantuno, centonovantuno, centotredici, centotrentasette. A fondo, 323. L'attacco leggero di questa è un pochino più potente. Oh, signor. Non si preoccupi, resti pure lì. Via, 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 via. Via, 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 via. Ah. Scusatemi, eh. Oh Maria. Aia. Io ho sbagliato strada proprio a livelli assurdi. Ora, dov'era? Di qua? Olè. No. Ho sbagliato di brutto. Geronimo!
quanto mi piace il one shot. Quanto mi piace shottare la roba. Merda! Merda! Rimasto incastrato in mezzo alle cazzo di palle di serpenti. Dimmi se è una cosa normale. Incastrato tra le balle di serpenti. Bene. Bella morte, complimenti Raul. Bella bella. Una morte da coglione. Numero 1. Va bene. Non importa. Bella la spada però, eh. Si addice poco al nostro abbigliamento, ma... Niente, io tutte le volte devo sbagliarmi in questa maniera. Allora, calma. Come sei incazzoso? Dove siamo venuti, mi sa? No, ma quasi. Dove eravamo morti qua? Boh.
Questa è la bellezza di quest'arma. Qualcuno di sicuro si è fottuto i miei echi. Eccolo là. Lui che è sempre incastrato come se non ci fosse un domani. Ok, mi sono perso come un cretino. Ah, qui si torna indietro. Madonna di questi boschi. Non mi sparare. Mi sono perso da capo. Ok. Lago dissolvente. Una runa lago aumenta la riduzione di danni da fulmine. Ma quanto ci avete le mani lunghe, oh! Oh mammina! Prenderlo così di petto non è una buona idea. Niente, ci ha già visti, perfetto. Ehi, caro mio, amico mio. È velenoso pure.
Eccoci qui. Questa è la nostra arena. Allora, gli attacchi one shot, ragazzi. Gli attacchi one shot. Lo dicevo che quella presa era micidiale. È bello che ci ha preso pure la legnata del colpo pesante, ma non gliene è fregato niente. Oh Madonna, ma dove stanno a finire? Oh Cristo. Bello. Non è un buon punto per... per affrontare questo bastardone. Allora, dov'era?
Allora, intanto andiamo a riprenderci i nostri 20.000. Grazie. Prima l'abbiamo shottato e ora no. Allora, intanto facciamo un risveglino. Che questi echi li voglio usare. Che sono troppi. Andiamo contro un boss con 30.000 echi. Non mi sembra il caso. Lasciami avvi. Addio, Brachetti.
Ok. Vediamo che riusciamo a fare. Buongiorno a tutti. Aio. A questo bastardo gli si allunga pure l'arma. Hai fatto un colpo di più, Alice. Occhio. Sono nella fase 2. Questo è quello che mi sta più sulle balle, no? Occhio! Madonna! Conviene rimanere da soli con l'altro. Oddio, ora non mi ricordo qual era. No, merda. Fuori due. Siamo rimasti a te, caro. Eccolo! È lui quello che evoca i serpi. Fascino sanguigno. Ok, siamo stati bravissimi. Bene. Al primo try. Olè, sono molto contento. Ok. Qui dipende tutto, ragazzi, dall'ordine in cui li fate fuori. Ora, io siccome in questa boss fight, nelle mie precedenti run, soprattutto nella prima, ci ho sputato parecchio sangue, perché dipende, l'ho detto, da chi uccidete prima. Ora, quello con la spada è quello che mi sta più sulle palle di tutti, e è quello che mi voglio levare sempre di torno per primo. Poi, il secondo, quello che spara il fuoco, e poi quello che evoca i serpenti. Potete anche fare il contrario, perché io di solito una volta che mi sono tolto di torno quello con la scimitarra, poi quegli altri due sono abbastanza gestibili. Meglio di tutti sarebbe tenersi quello che sputa il fuoco. Poi per il resto, ciccia. Lasciami avvicinarmi.
Allora, aumentiamo un pochettino anche la tinta del sangue. Addio, che tu possa trovare la vita. Ok, ragazzi, per oggi direi che abbiamo fatto una buona run. È stato un buon episodio. Scusate se vi ho riproposto un altro po' di Boschi Proibiti, insomma, cose già riviste nell'altra puntata, però volevo farveli vedere tutti. Tutti, 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 tutti. Poi abbiamo battuto le nostre ombre di Yharnam al primo try, quindi not bad, non male, non male. Brava Alice, sei una cacciatrice coi controcazzi. Brava, brava. Perfetto ragazzi, io arrivati a questo punto vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Io sono Raul, lei è Alice e ci vediamo la prossima volta qui su Bloodborne, ovviamente. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti.